È stata per me una grande, grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Una volta costruiti, hanno deciso di usare l'acqua. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Tutta la luce viene mandata poi ai calcolatori e sta tutto immerso in una tanica di acqua, sempre per proteggerla dalla radioattività e da tutto l'esterno. Al CERN di Ginevra, e attualmente siamo molto impegnati per quello che sarà il futuro di LHC, quindi prima di tutto la parte di... E tutta l'infrastruttura e i servizi informatici sono gestiti appunto da un gruppo di persone e io sono la responsabile di quel gruppo, quindi è un bel incarico, una bella responsabilità coperta da una donna. Complimenti. Maura. A fare un rame che mantiene quella lucentezza e quella qualità per così lungo tempo. E le batterie di produzione per i metalli, come li trattavano, come li commerciavano, come li spostavano. E la cosa interessante ancora è che applicando le tecnologie nostre, noi abbiamo misurato i rapporti isotopici del piombo. Perché sono teorica innanzitutto e sto sotto la sapienza. Non devi dirlo con me. E quindi mi occupo di modellizzare sistemi di buchi neri che emettono onde gravitazionali. Siete una delle grandi eccellenze del paese. L'Italia è orgogliosa di voi. Sono particolarmente felice oggi di aver visitato i laboratori con Giorgio Parisi, che ringrazio.